Buongiorno, mi chiamo Ignacio Ito da Tabi. Bene, mi aiuto. Oggi facciamo un ravioli con un ripieno napoletano, che Bene spiegherà bene, con la cottura anche orientale pure finale. Ok? Bene. Allora, con questo piatto vogliamo rivisitare quella che è la pizza di scarole napoletana, andando a utilizzare i preziosi prodotti di Magno. Quindi l'olio d'oliva giasca, il pomodorino e le alici del Cantabrico, unitamente con dei pinoli tostati, chiaramente un soffritto di aglio e la nostra scarola. Andremo a riempire questi ravioli e in una parte finale decideremo se cuocerli al vapore oppure friggerli. Andiamo a tostare i pinoli nell'aglio e nell'alice che abbiamo messo da prima con il peperoncino tritato. Andiamo ad aggiungere i pomodorini di Magno secchi e le nostre olive taggiasche, precedentemente tritate. Spostiamo dal fuoco, aggiungiamo la nostra scarola. Il sale lo andremo ad aggiungere soltanto alla fine perché l'alice dà già sapidità di suo naturalmente, quindi non ce n'è bisogno. Mescoliamo in modo tale che tutta la scarola si possa insaporire dei sapori. E lo rimettiamo sul fuoco e copriamo. Adesso stiamo facendo la chiusura dei ravioli, ok? Io chiuderò a modo orientale e Beni farà una cosa molto carina a modo suo. Andiamo a raccontare quello che andiamo a mettere nel raviolo e perché intendiamo dire che è una pizza di scarole rivisitata alla Fusion. Perché in realtà abbiamo utilizzato gran parte dei prodotti Magno, ossia i pomodorini semi-dry, abbiamo utilizzato le alici, abbiamo utilizzato le olive taggiasche e abbiamo utilizzato per asciugare la scarola un tarallo al burro sbriciolato in modo tale che potesse assorbire tutto quello che era il liquido in eccesso. Questi ravioli in verità nascono in Cina, però ogni paese asiatico ha creato il suo e ha fatto sua una ricetta migliorando o cambiando con prodotti locali che piacevano di più. Okay? In Giappone, per esempio, i ravioli più conosciuti sono fatti con maiale tritato. E la caratteristica è che in Giappone si usa maiali sempre insieme alle verdure, 50-50 come percentuale. Mentre in Cina, quando tu fai un ravioli di maiale, metti basicamente soltanto maiale, condito naturalmente con un po' di fecola, sale, zucchero e pepe. A qua stiamo facendo con ripieno napoletano, con prodotto Magno. Si vede che tu sei molto più veloce di me, vabbè, ci faremo una ragione. No, ma tua chiusura è molto più difficile, no? La mia è facile. Per me è una meditazione, la chiusura. Andiamo. Adesso andiamo a cottura. La cottura facciamo giapponese. Acqua e farina, ok?
Ok, adesso andiamo a mettere l'acqua. Adesso bisogna far evaporare con qualcosa che li copra per fare vapore. Naturalmente dipende dal fuoco, però più o meno tra 5 e 10 minuti sarà pronto, ok? E il vapore farà con che cucini anche il raviolo, la pasta fuori. Allora, abbiamo appena ultimato la preparazione dei ravioli con metodo giapponese, andiamo ad impiattare. Inseriremo una salsa ottenuta da pomodorini semidrai, olio piccante, soia e semi di sesamo tostati. Andiamo a completare con delle acciughe cantabriche. Zesto di limone. E andremo a mettere i nostri germoglietti. Pronto il nostro piatto.